Non so se si vede, però oggi è venerdì 20 maggio 2022. Ciò significa che domani io e la gang dobbiamo partire per Mirabilandia. Infatti io sono già in ritardo, devo preparare due zaini e devo fare un macello perché oggi verso le 8, quindi tra qualche oretta, devo partire, andare a casa di Giovanni, quindi ci dobbiamo incontrare alla stazione di Prato Centrale, andare a dormire da lui e domani mattina verso le 7:30, se non sbaglio, dovremmo partire da Prato per andare a Ravenna. Da Ravenna arriviamo a Mirabilandia. Ok, sono uscito dalla stazione di Prato Centrale, che è quella là dietro di me. Adesso mi sto direzionando verso casa di Giovanni, che sta a 10 minuti da qua. La sto seguendo il navigatore per arrivare verso casa di Giovanni. Come potete vedere, mancano 7 minuti. Arrivo verso circa le 8. Adesso mi trovo su questo ponte, molto carino, e si trova vicino alla stazione. Ragazzi, ho incontrato Tommaso. Saluta tu. Allora, tutto bene. 26 zombie gay. Cazzo, non te lo fai più. Io ho ancora da fare la valigia. Vado in bici a picchia. E via di Mac. Oh, scoppio a fatto. Comunque, cazzate a parte, allora abbiamo ordinato il Mac. Intanto io sto camminando su un corridoio che manco dei ring, ragazzi. E mo passa tipo il bambino col tricicl. It's all about humanity. Yikes. Stiamo partendo. Manca Giovanni. Comunque, stiamo partendo e stiamo andando al McDonald's per incontrarci con gli altri. Tommaso lo vedo molto divertito. Mirko è professionista oggi. Sì, siamo arrivati qua al Mac. Stiamo prendendo colazione. C'è Tommaso con il sole in faccia. Siamo appena usciti dal McDonald's e adesso ci abbiamo nella macchina tipo 2 ore di viaggio e andiamo. Siamo a Mirabilandia. Con questa colonna sonora noi vi comunichiamo che siamo qua all'autogrill di, non lo so. Cioè, sto guardando la meta, non so dove cazzo siamo. Però siamo a 25 minuti da Mirabilandia. E niente, gli altri sono andati un po' a fare le loro cose in bagno all'autogrill e noi stiamo aspettando di ripartire. Cose. Allora, comunque, sono stanca. eccoci Bianca che è già stanca. Siamo all'ingresso di Guarda gli altri, dove sono? Mirabilandia. E abbiamo già perso mezzo gruppo che mi stanno scrivendo. No, sono laggiù in fondo. E adesso andiamo a incontrarci con Gabriel che sta già in fila in cassa. Adesso andiamo a incontrarlo ed entriamo al parco. Benvenuti. Siamo entrati dentro Mirabilandia e noi adesso ci stiamo dirigendo subito verso il Catun. Ok, allora, come potete vedere dalle mie spalle, il Catun è chiuso, quindi in questo momento abbiamo fatto questo qua di fronte, che si chiama tipo Niagara Falls, non mi ricordo come si chiama. E dato che comunque, da quello che ho capito, il Catun è in manutenzione, adesso stiamo andando a fare Master Tai. Poi a mezzogiorno, quando aprirà Desmo Race, andremo a provare quella. Ma tu sei pazzo! Senza mani! La giornata oggi fa abbastanza cagare perché letteralmente abbiamo provato a salire sul Catun ed era in manutenzione. Adesso eravamo in fila sulla Desmo Race, stavano letteralmente per entrare e ci hanno mandato via dicendoci che si è bloccata tipo un veicolo in cima e ci hanno cacciati, quindi fantastico. Adesso stiamo provando ad andare su Rio Bravo, che è questa qua sotto, sperando che almeno questa funzioni. Oh, no, stiamo accelerando. No. C'è un coccodrillo! Che cazzo, un ippopotamo! Adesso tipo c'è il credito, ma è già finito, non dimmi che è finita. No, no, c'è una scatola. Poi quando esce il trappolo da sopra. Topi, topi, topi.
Ora si bagna. No, ma ah, ora si bagna. Immagini fosse Piaggia Acida! Cazzo il telefono! Ragazzi, il cartoon ha iniziato a rifunzionare. Oddio. Adesso hanno riaperto la Desmo Race, come si può vedere là. E ci sono gli altri già in fila, quindi stiamo andando da loro e finalmente proveremo questa cazzo di Desmo Race che è tipo aperta da un botto. Ci riusciamo. Vabbè, è tutta colpa sua se prima non funzionava, ve lo dico. Bianca, racconta la tua esperienza col Desmo Race. 10 minuti non per cazzo. Raga, siamo qua in fila seduti. È già la seconda volta che si è bloccato, ma stavolta è in manutenzione. Voglio fare il di vertical. Sì, quindi dopo andiamo a fare il di vertical. Io voglio quindi. Questi stanno crepando di sete, mamma mia. No, ma esatto. Ce l'abbiamo fatta, siamo appena usciti da Desmo Race. Dici Bianca. Ne basta la pena. Fighissimo. Ok, a posto. Come sta? Ne vale la pena aspettare un'ora e mezza, tipo. Sì. Ok, abbiamo appena preso il posto per fare questa roba che sarebbe un simulatore, da quello che ho capito. Quindi tu guidi le moto, ti prenoti sull'applicazione e a me mancano 13 minuti e poi il mio turno. Cioè, raga, siamo qua che stiamo guardando le moto mentre stiamo aspettando, che mancano sempre 13 minuti. Però c'è, raga, porca troia, che figata assurda. Benvenuti a Reset. State per accedere alla zona di esplorazione. Vi chiediamo di toccare. C'è sta capo in cazzo. Non si vede un cazzo, ma stiamo sparando nulla, letteralmente. Ci sono dei puntini. Ah, ma trema quando prendi qualcosa. Allora non ho preso un cazzo finora. Minchia, messi bene. Oh, ho preso. No, non voglio girare. No. Perché cazzo sta girando? Basta, mi viene da cagare. Sexy. Cioè Lucrezia è molto compiaciuta. Ok, allora sono le 18. Vabbè, comunque sono le 6 qualcosa. Il parco sta chiudendo. Io ho preso un regalino, ho preso un souvenir che vabbè, un cazzillo che vi farò vedere più avanti. Adesso andiamo un attimo all'uscita del parco, andiamo al parcheggio, andiamo con la macchina in hotel, facciamo il check-in e andiamo a cenare e poi stasera vi faccio vedere l'hotel. Mica, ma noi siamo in quelle di tipo dove ci stanno tipo i fantasmi per forza dentro. Mamma mia, nel anche 8-8, ma c'è la luce accesa. No, stanno le finestre. Okay. Chi se la porta la responsabilità di tenere le chiavi? Dove... Allora, questa è la nostra stanza. E devo dire che è parecchio psichedelica, nel senso c'è questa coperta, vabbè. E poi troviamo due quadri. Cioè, cosa ci sono, rappresentano, non lo so che cazzo rappresentano, però vabbè. Qua c'è uno specchio, io con i miei capelli fantastici rovinati. C'è Giovanni che rompe i coglioni insieme a Tommaso dietro. Me li devo sopportare tutta la notte. Poi abbiamo una si sa perché una cazzo di cassaforte. Però abbiamo la TV. Poi qua abbiamo un terrazzo che adesso cerco di. Come cazzo? Raga, non si. Raga, come si apre? È un balcone. Ah, è un balcone! Ok, sì, vabbè. E qua si apre la serranda e qua abbiamo la facciata sul parcheggio. Sì, molto interessante. Guarda, nene. E qua c'è un altro specchio con una finestra che. Basta, si apre così. Oddio, aspetta. Avete un fono? Ma non ci sono foni. Non ci sono foni? No! C'è quello in palio? Senza fono. Non c'è il fono. Ma subito. Ah no, c'è questo. Proprio. Raga, vai su, prepariamoci. Te lo ci metto in mezzo, raga. Appunto, poi iniziate a prepararvi, vai Giovanni, inizia te. Adesso ci prepariamo e subito dopo andiamo alla macchina e andiamo a mangiare a cena in una pizzeria, fantastico. Sono le 23:27 e noi siamo appena ritornati dal ristorante. Ci sono questi due qua dietro di me che mi devo sopportare stanotte. Che
Madonna, faranno un casino se, vi, se parlate, vi giuro che io vi sguardo. Letteralmente io c'ho la voce andata dalle urla che ci sono state oggi. Non ho più voce. E domani mattina ci dobbiamo alzare alle 8 e dobbiamo fare il check out e andare a fare colazione con gli altri. Poi ritorneremo a Mirabilandia e non si sa, fino a chiusura del parco forse, come oggi. E niente, poi ce ne ritorniamo a Prato. Perfetto, allora ci siamo riuniti tutti, stanno alcuni qua dietro e Giovanni e Tommaso qua davanti. Siamo al cancello di Mirabilandia, questo qua, e adesso stiamo entrando. Essendo che è domenica, secondo me ci sarà un casino di fila perché c'è la gente che... Allora, secondo me oggi c'è un casino di fila, quindi adesso vediamo, ecco appunto. Mamma mia, io già mi immagino, staremo 3 ore in fila, però vabbè. Poi vabbè, ormai vlogo un po' con il telefono, un po' per la cam, perché mi fa fatica ogni volta tirarla fuori dallo zaino. Comunque, poco fa abbiamo mangiato là nell'area Speed e abbiamo mangiato uno dopo, un menù che c'era là, e poi subito dopo siamo andati a sboccare sulle torri e adesso vi lasciamo il video. Busto e capo bene appoggiati allo schienale. 3 secondi al lancio. 2, 1, go! Perfetto, allora sono Mirko che viene dal futuro e dato che mi sono dimenticato di registrare alcune clip, vi dico che adesso partirà una sorta di sequenza di vari clip di alcune attrazioni che avevo registrato, quindi godetevele. Mamma mia, molto compiaciuti. Ciao, ciao. Sono questa la piaga. Massimalissimo, mamma mia. Cioè, vabbè. Okay, cioè, la situazione che qua si è un po' aggravata. Ok, comunque adesso stiamo prendendo la macchina e stiamo tornando a Prato. E per stasera verso le 8 o le 9 dovremmo tornare. Perfetto, sono le 9 e 7 di sera. Io sono appena tornato a casa mia con il mio fantastico peluche di, oddio, di Pikachu, che ho felicemente vinto all'interno del parco. Non solo, ho anche acquistato tipo nell'area Ducati, nell'area dei Maya, un sacco di cose molto carine, tipo un bracciale, robe così, comunque roba molto carina. Detto questo, la nostra avventura all'interno del parco si conclude qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!